questo è l'odore di mare che devono avere. Di mare, non di pesce, di mare, molto importante. La prossima cosa che dobbiamo fare con le nostre lici è pulirle, ma è facilissimo. Basta prendere la colonna vertebrale e staccarla. È facile, facile, facile. Allora, io lo trovo anche terapeutico a volte. Mi rilassa tantissimo. Il rumore del mare mi ricorda. In una giornata stressante in cucina ti può salvare la vita. Un'altra cosa molto importante da fare con le nostre lici è tenerle al freddo, per cui queste tornano in frigo. Le lici sono un piatto generalmente povero, così viene chiamato. Ma povero non vuol dire non elegante. E adesso noi gli regaliamo un po' di eleganza. Per prima cosa, un po' di semola rimacinata. Dà quella bella sensazione di croccante quando andiamo a friggere. Sono procedimenti molto, molto facili, eh? Dubito che qualcuno abbia problemi a replicarli. Tutte le vostre nonne questa cosa la fanno ad occhi chiusi, eh? Proviamo. Opa. Per questa ricetta ho scelto di fare una vinaigrette con la senape di Digione e l'olio d'oliva. Io la trovo molto buona per ogni tipo di insalata. Anche sulla carne questa unione di sapori funziona benissimo. Pesce, carne, è diciamo un passepartout. Una bella cucchiaiata di senape, non bisogna mai essere timidi con i sapori. Un po' di aceto balsamico, sempre parlando di timidezza. E come al solito olio d'oliva arrotto da collo. Andiamo a dargli una bella frullata. La nostra vinaigrette l'abbiamo fatta. Lo so che sto uscendo pesantemente dalla tradizione. Fidatevi di me, perché questa punta d'acidità con le alici fritte è una bomba. La consistenza che voglio raggiungere è proprio quella di una maionese. In effetti, spesso e volentieri la troviamo nelle insalate o nei nostri piatti pensando che sia maionese. In realtà è una vinaigrette fatta bene. Nella sua bella ciotolina, la vinaigrette ce l'abbiamo. Le alici sono state panate dalla loro bella semola rimacinata. Il cappero lo inseriamo tra poco. Direi che nella semplicità più totale, con tre ingredienti, facciamo l'effetto wow. Olio di semi di girasole, ottimo per le fritture di mare perché ha un bel sapore leggero. Come al solito siamo a Bari, per cui con l'olio ci andiamo piano, eh? Qua l'olio deve essere veramente caldo, proprio vicino al punto di fumo, per cui prima che bruci. Voglio che l'alice entri dentro l'olio, frigga per bene, bella croccante, ma che mantenga i suoi succhi dentro. Opa! Allora, compratene sempre il doppio di alici, perché tanto metà le date ai vostri commensali e l'altra metà ve le mangiate voi. Opa, che belle! Allora, queste si raffreddano un attimino perché dentro se no mi tengono la temperatura del sole. Nel frattempo il cappero lo friggiamo insieme alle alici, si apre, regala un ottimo aroma al nostro olio. Questo è un piatto di una semplicità incredibile, ma se non calibrate bene i sapori, tutto è perduto. Il cappero è un elemento molto antico, ne parlano addirittura nella Bibbia. Parla del fatto che il cappero aiuta la coppia. Questa cosa io so che non la sapevate, ma il cappero è un vero afrodisiaco. Spengo il gas, metto nell'olio i capperi, che automaticamente cosa fanno? Si aprono come un fiore, no? Questo è un bel consiglio che vi do, un cappero fritto cambia il sapore di un piatto, ma veramente in modo radicale. E poi sono belli. L'insalata cuore di bue. La prima cosa è molto bella da vedere perché ha queste venature rosse stupende, foglia bella verde, ma poi ha un sapore molto particolare perché è tra una foglia di insalata e una costa. Ha un sapore di terra dolce e amaro allo stesso tempo. È giunto il momento di impiattare. Un piatto di grande umiltà prenderà un'eleganza molto particolare. Diamo un po' di dinamicità al nostro piatto. A
me piace tantissimo ascoltare il jazz mentre è in piatto, mi dà un sacco di ispirazione, mi rilassa e mi regala un po' di fantasia in più, dai. Te lo do io l'effetto wow. Come vi avevo promesso, abbiamo preso un piatto povero della cultura pugliese e l'abbiamo reso elegante, ma soprattutto non abbiamo tradito la sua anima.